Allora, ragazzi, benvenuti. Allora, se siete qua è perché volete fare un bel po' di soldi a nome Sky. Allora, vi faccio vedere il metodo più semplice per guadagnare parecchi crediti, almeno all'inizio. Ve lo faccio vedere, ho fatto questo video anche perché qualcuno ancora non ha capito bene come funziona il sistema della vendita delle aeronavi che troviamo in giro. Allora, prima cosa da fare, ragazzi, è andare qui dal cartografo. Se non sai dov'è, puoi guardare il mio video che ho fatto in precedenza, dove spiego tutta la base spaziale. Te lo metto qua sopra. Allora, cosa fondamentale, devi iscriverti al canale. Non so se l'hai già fatto, però non puoi accedere a alcune informazioni se non lo fai. No, è una battuta, però se lo fai sono ben contento. Allora, cartografo, dobbiamo prendere praticamente. Dobbiamo scambiare delle mappe e prendere praticamente quelli che ci indicano la posizione di un segnale di emergenza, tipo questo. Quindi noi lo acquistiamo, ne prendiamo anche un paio, anche tre, perché non è detto che comunque quel segnale di emergenza faccia il caso nostro. Allora, seconda cosa da fare dopo aver acquisito il segnale di emergenza è andare in un nostro avamposto su un qualsiasi pianeta che avete. Quindi noi siamo in questo sistema e andiamo qua. Benissimo. Ok, fatto ciò, praticamente dovete attivare il sistema di ricerca che vi porterà a quel determinato punto dove ci sta appunto un segnale di soccorso in attivo. Allora, come facciamo? Andiamo sul menu, prendiamo la nostra mappa che ci indica se c'è un segnale di emergenza, eccola qua, e con E tracciamo una rotta. E lui ci va a ricercare questo segnale di emergenza. Allora, l'unico problema qual è? Che se non trovate quello che vi occorre, dovete praticamente rifarlo ricaricando la partita, perché il nostro obiettivo è quello di tracciare un segnale di emergenza di una nave caduta. Ok, una volta trovato quello che ci serve, cioè il segnale radiofaro di emergenza, che non è semplice comunque trovarlo, ragazzi, dovete fare parecchie prove. Magari quello che potete fare è salvare in questo punto, poi attivare la ricerca e sperare, incrociare le dita, sperando che abbiate un bel culone, di trovare un radiofaro. Considerate che io per fare questo video attualmente ci ho messo praticamente 10-15 minuti, perché ho dovuto sempre ricaricare la partita, attivare il radiofaro e poi ogni volta mi trovava una cosa differente. Eccoci qua, ragazzi. Come vedete, qua c'è una navicella che ha attivato il radiofaro e sperando che non ci sia il pilota. Perfetto. Siccome il pilota non c'è, noi andiamo qua in questa navicella e la confrontiamo e la rivendichiamo in questo modo. Ok, adesso questa navicella è nostra. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riparare i motori. Quindi motore a impulso, ci serve il sigillo ermetico e la placca metallica e poi il gel di idrogeno. Quindi usciamo. Abbiamo bisogno quindi di questo e ce l'abbiamo e poi del gel di idrogeno che non ci abbiamo. Eccolo qua invece, a posto. Quindi torniamo dentro. Ripariamo il motore a impulso 1 e 2, dopodiché dobbiamo riparare anche i propulsori, a posto 1 e 2, quindi non dobbiamo fare altro che partire. Ok, andiamo nello spazio e dobbiamo dirigerci alla stazione spaziale. Ok, ragazzi, arrivati alla stazione,
non dobbiamo fare altro che andare nella zona in cui appunto si rottamano le navi. E guardate che figata. Basta andare qua, apriamo l'inventario, avvia analisi di recupero. Ottieni rottami del valore di 1.185.000 unità. Clicchiamo qui e lui ci smonterà la nave. Nel vostro menu troverete dei moduli, ovviamente, che sono stati tolti dalla nave, iperguida, eccetera, dei rotoli di nanocavi e regolatori subatomici. Questi qua li potrete semplicemente vendere e fare parecchi soldini. Per questo video è tutto, ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di lasciarmi un like, se non avete fatto, un bel commentino e un'iscrizione. Ciao!